Prima di tutto voglio ringraziare tutte le passate amministrazioni che hanno governato questa città, l'amministrazione 5, l'amministrazione Lomeo, l'amministrazione Fricano, l'amministrazione Sciortino e l'amministrazione Valentino. Motivo per cui la nostra conferenza stampa è servita e serve per fare il focus rispetto al comune e alla città di quello che abbiamo trovato, delle cose che sono state fatte, delle cose che non sono state fatte, delle cose che possono migliorare. Da qui in poi il responsabile ovviamente all'amministrazione siamo noi, motivo per cui stiamo cercando di migliorare alcune cose che la passata amministrazione aveva avviato, come il servizio rifiuti. Stiamo cercando di modificare totalmente alcune cose come l'illuminazione pubblica, stiamo cercando di dare seguito per esempio all'affidamento all'esterno del cimitero comunale, dato che abbiamo trovato 380 bare a deposito. E abbiamo dato seguito ad alcuna programmazione fatta alla passata amministrazione, come la manutenzione delle strade, come agenda urbana, come il mercato del pesce, e vogliamo poi in una prossima conferenza stampa puntualizzare e dare significato a quella che vuole essere l'azione amministrativa di questa amministrazione, per l'appunto, e questo lo faremo nelle prossime settimane. Per quanto riguarda lo stato finanziario dell'ente, Patrizio Cinque aveva detto che il comune era uscito dal dissesto finanziario. Tecnicamente siamo usciti dal dissesto a febbraio 2019, ma ancora abbiamo l'organismo straordinario di liquidazione che sta facendo la ricognizione dei debiti, e ancora abbiamo due giudizi pendenti su Amia, con Amia e Coires, pari uno a 12 milioni di euro e l'altro a 22 milioni di euro. In più abbiamo chiesto a tutti i servizi di capire se in questi anni sono stati prodotti debiti fuori bilancio, motivo per cui tecnicamente siete usciti dal dissesto? Sì, tant'è che la passata amministrazione ha potuto accendere due mutui con Cassa Depositi e Prestiti, uno per lo svincolo autostradale e l'altro per la scuola Gramsci. Se poi dal punto di vista contabile siamo un'amministrazione e un comune, come dire, in pieno equilibrio, questo lo vedremo nei prossimi mesi. Questa amministrazione aveva investito nelle ville per fare di Bagheria la città delle ville. A distanza di anni però il Museo Guttuso è in forte crisi, e voi addirittura quando eravate all'opposizione avete chiesto e ottenuto una commissione d'inchiesta. Palazzo Cutò, il piano nobile, è addirittura chiuso. Noi stiamo lavorando per rimettere in moto questa macchina. Noi abbiamo due, come dire, linee direttrici, una che è il programma del sindaco e l'altro anche le cose che abbiamo denunciato quando eravamo in opposizione, di dare seguito a quello che noi pensavamo e alle cose che noi pensavamo che dovessero essere fatti in un altro modo. Motivo per cui abbiamo tutto il tempo per lavorare, ringraziamo per la città, per la fiducia che ci ha dato, ribadisco ancora una volta, e poi stiamo mettendo in campo anche una serie di azioni di controllo importanti.